Ciao! Benvenuto in questo nuovo video post dedicato ancora all'invidia. Nel video post precedente ho parlato del fatto che l'invidia rappresenta la non integrazione coscienziale, cioè la capacità che abbiamo come esseri umani di poter ascoltare le informazioni che provengono dal nostro essere profondo e vivere questa esperienza nel mondo virtuale in modo tale da poter integrare tutte le informazioni che appunto provengono dal mondo del divenire rispetto al mondo dell'essere. In post precedenti però abbiamo parlato anche del fatto che il mondo del divenire, la realtà virtuale, la realtà che noi viviamo quotidianamente e che però non è la realtà reale del nostro essere profondo, ma è una sua proiezione, ci rendiamo conto da un certo punto di vista che questa realtà ha una sua funzione sostanziale, alla funzione di esplicarsi nella sua esperienzialità, nel suo fare. Nei post precedenti abbiamo parlato appunto di questo verbo, che è il verbo dell'esperienza, del mondo virtuale, ma anche della caratteristica del mondo virtuale, che è appunto il verbo avere. Nella assoluta prospettiva virtuale, la gente si possiede, i sentimenti si possiedono, le emozioni si possiedono. Per cui da questo punto di vista, tutte le volte che non riusciamo a possedere un altro essere umano, noi diciamo che non riusciamo ad avere amore. Quindi usiamo questo verbo. Non riusciamo ad avere un corrispettivo. È come se ci fosse in questo mondo, anzi c'è perfettamente identificata, una legge generale che è quella del dare e dell'avere. A questo punto che cosa succede? Tutte le volte che dentro di noi sentiamo una mancanza che è determinata dalla non integrazione coscienziale e dalla non accettazione degli altri e dal fatto che sentiamo tutte le persone come staccate da noi e viviamo da monadi, viviamo da egoisti, cioè tutti centrati nel nostro ego e non nella realtà dell'essere profondo, ci rendiamo conto che cominciamo a soffrire di invidia. Tutto ciò che hanno gli altri e che noi non abbiamo, noi lo vogliamo. A questo punto, quello che sembra in apparenza una mancanza di qualcosa, nella sostanza, nella prospettiva dell'essere profondo, questo non è altro che una non integrazione, cioè non è un avere qualcosa, quella è la prospettiva virtuale e noi identificati con la prospettiva virtuale identifichiamo l'invidia come quella persona ha quel qualcosa, quel quid io non ce l'ho e non è giusto che sia così. E quindi provo questa insoddisfazione che praticamente riverso nei confronti dell'oggetto della contesa psicologica. Ma questa contesa è puramente virtuale, perché il sentimento di mancanza proviene dal fatto che non si è integrati con se stessi, cioè si è identificati in qualcosa di virtuale che ci sfugge continuamente, perché inizia e finisce, il mondo egoico inizia e finisce. È legato al concetto di causa ed effetto. La causa si dissolve nell'effetto e finisce e termina. Questo è il mondo virtuale. Noi abbiamo anche affrontato il concetto di morte, che è necessario affinché il divenire possa mettersi in azione. Noi non accettando questo confine della virtualità, ci rendiamo conto che in quell'arco di tempo, di vita, dobbiamo possedere più cose possibili per dare un senso alla vita. E questo concetto di possesso è praticamente illusorio, perché illusoria è questa realtà, che serve soltanto per fare esperienza del sé. Ecco perché l'invidia viene percepita come qualcosa di doloroso. Si prova, ma è doloroso. Però a questo punto, se noi attiviamo un'osservazione, ossia un cambio di prospettiva, guardiamo questa invidia, guardiamo la virtualità dall'ottica dell'essere profondo, dall'ottica del nostro sé, dall'ottica del nostro mondo reale, tutte queste piccolezze egoiche
lo percepiamo come finto e vediamo che l'altro non fa altro che darci una mano a risolvere un problema interiore, proprio istigandoci, diciamo tra virgolette, questo sentimento di invidia. Proviamo ad osservare allora il sentimento di invidia, da che cosa è generato, da che cosa nasce. Guardiamo noi, dobbiamo guardare noi, non possiamo cambiare lo specchio, possiamo solo cambiare noi. Questo è un procedimento molto complicato perché va a rimuovere tutti gli accatastamenti che ci sono nel magazzino della zona di discomfort, e lo credo che è complicato, tutti i valori finti che noi abbiamo costruito e che hanno identificato la nostra virtualità cominciano a crollare. Ma non dobbiamo avere paura di questo, perché quelle sono condizionamenti, sono mentalità che abbiamo costruito fino a questo momento per sopravvivere. Ma il nostro obiettivo è vivere. Ciao, al prossimo post. Ciao.